Salve, ancora una volta vi parlerò di Windows 10, ma in questo caso vi parlerò della privacy che bisogna tutelare, insomma, con questo sistema operativo che vi offre più di quello che era XP oppure Windows 7. Faccio il nome XP perché poi andrò avanti e parlerò del confronto tra XP e Windows 10, che secondo me XP è stato il miglior sistema operativo che ha fatto la Microsoft. Ora abbiamo molta multimedialità, quindi Windows 10 si basa su questo, su un sintetizzatore vocale che è stato chiamato Cortana e che vi indica, tramite riconoscendo la vostra voce e tramite i vostri comandi, che poi vengono man mano perfezionati, perché più domande fate, più ovviamente il sintetizzatore vocale riesce a capire le vostre esigenze secondo le domande che fate, dei siti che frequentate e tutto il resto. Quindi praticamente la vostra vita privata viene sezionata pezzo per pezzo. Ovviamente bisogna avere un account della Microsoft, perché c'è una cella di memoria nel cervellone della Microsoft. C'è una cella di memoria in cui vengono memorizzati tutti i vostri dati, quindi tutto quello che dite viene personalizzato. Ad esempio, se andate a togliere Windows 10 e lo rimettete, trovate le stesse identiche impostazioni in cui l'avevate lasciato. Quindi le vostre preferenze, le domande che avete fatto a Cortana, eccetera, eccetera. Ovviamente ritrovare un po' di privacy, perché dovete praticamente andare su impostazioni del vostro account, disattivare l'account, utilizzare un account locale, non creato da voi, non dalla Microsoft. Però in questo caso cosa succede? Non avete più il sintetizzatore vocale, che è quello che dicevo prima, Cortana, perché non ci sarà più la localizzazione GPS che voi toglierete. Toglierete gli aggiornamenti e la possibilità di scaricare le applicazioni mobile di Windows che sono integrate su Windows 10. Quindi dovete utilizzare solo dei programmi che sono versione desktop, quindi togliere tante cose, disattivare magari il microfono per alcuni programmi come appunto quello di ricerca vocale. Magari potete scegliere qualche programma che singolarmente questo è utilizzato per localizzazione ma poi perdete lo stesso un po' di privacy, per poter dialogare col microfono come sto facendo ora io liberamente su Xubuntu. Ad esempio, su Xubuntu devo solo immettere la password che ho messo io, c'ho l'account personale, non ho un sintetizzatore vocale. Ora vi faccio un esempio: la ISO che io scarico per installare, quindi l'immagine a disco che io scarico per installare Xubuntu, è massimo 1 GB. Se io devo andare ad installare, cioè, l'immagine ISO di Windows 10, se ci aggiriamo sui 7 rotti giga. Perché? Perché all'interno ci sono delle funzioni multimediali che non mi dà Xubuntu, ma che io devo ritenere che siano inutili, cioè ritengo siano inutili, perché ovviamente l'uso desktop della scrivania, io dico scrivania perché desktop non mi esce bene dalla parola, come parola, l'uso che si fa del sistema operativo di un portatile, alla fine è sempre quello, cioè devi scrivere, devi navigare. Puoi fare anche multimedia, cioè andarti a collegare in video con Google+, quindi Hangout, Skype,
cioè non vedo l'utilità di queste applicazioni integrate in un sistema operativo che è nato per il computer. Il computer è un'altra cosa, non c'entra niente né con uno smartphone, neanche con un dispositivo che si richiama al telefono stesso, lo smartphone stesso, cambia solo la dimensione, parlo dei tablet. Per tablet e tablet io preferisco sempre un computer portatile che mi può fare delle presentazioni che so in un convegno e lavorarci meglio, avere delle potenzialità che non ha un tablet. Che può fare anche quello, però non c'ha quelle potenzialità. Il tablet, se ci voglio giocare, allora va bene, ma se devo fare qualcosa di serio, lavorarci, insomma, io penso che un computer portatile sia molto superiore a una cosa del genere. Ora, imbottire un sistema operativo come Windows 10, multimedialità app, applicazione di sintetizzatore vocale, che può servire per alcuni, in alcuni casi, per magari qualcuno che è diversamente abile, ma ancora non è in grado di fare una cosa del genere, insomma. Ritorniamo al fattore XP. A questo punto mi ritrovo, se io tolgo tutte queste cose, quindi non funziona più Cortana, quindi ci vado digitando. Quindi la ricerca è quella che è. Non c'è più il rilevatore GPS per dirmi il meteo in automatico. Che poi ci sono dei siti validissimi che ti danno il meteo minuto per minuto, non vedo la necessità di andare a digitare proprio o richiamare meteo. Cioè. Te lo cerchi nel web, ti fai una pagina dedicata, te la metti in preferiti e risolvi tutto. Lo faccio con Xubuntu, non ho bisogno di Cortana. Xubuntu, ma ci sono io, non ho bisogno di un sintetizzatore vocale per cercare Meteo Catania. Basta andare in un sito, metterlo in preferiti, il mio sito che c'è, Siticom Meteo, ce ne sono tanti, meteo.it, ci sono tanti di quei siti da memorizzare sul vostro browser Chromium. Firefox, potete fare tutto con quello, non c'è bisogno di andare a prendersi un sistema operativo di quello. A questo punto utilizzate XP se proprio volete essere su Windows. Cioè vi ritrovate un Windows 10 16 anni dopo l'uscita, 16, 14 anni dopo l'uscita di XP, che se lo svuotate in questo modo diventa XP. Non ha senso utilizzare un sistema operativo che per un po' di privacy dovete svuotare completamente. Su 7 giga di ISO immagine RED disco ne utilizzate uno perché tutto il resto era nessuno, cioè non c'era niente, dovete disattivare tutto. Io capisco la buona intenzione di chi ha fatto il tutorial per spiegare come recuperare un po' di privacy, è una persona bravissima. La seguo, sono uno dei suoi iscritti, però non vedo l'utilità di ritornare all'età della pietra, tra virgolette, perché forse è preferibile l'età della pietra a questo punto, perché almeno non è ritracciabile come ora. Ti metto un bel XP o un Xubuntu, un Linux, un New Linux qualsiasi, e risolvi il problema, perché deve andare a. Che poi quando sarà a pagamento il Windows 10 avrà un suo costo. Dico, lo andate a comprare, è un prodotto da andare a comprare, per ora te lo danno gratis, ovviamente. Ma tra pochi mesi si dovrà comprare questo sistema operativo. Cosa ci fate con un sistema operativo svuotato per avere un po' di privacy? La privacy, dite voi, se ne va con il cellulare, con lo smartphone che ha il GPS che vi rintraccia. Vabbè, quello è. Là non parliamo di un desktop, di un sistema operativo di computer, là stiamo parlando di uno smartphone. Lo smartphone è rilevabile anche senza il GPS, basta avere la linea
con la cella col ripetitore, la cella del ripetitore che indica a chi deve fare delle indagini, dove vi trovavate in quel momento, in quell'istante, se vi stavate prendendo un caffè, ci sono anche le telecamere in giro, insomma. Se volete utilizzare il computer per cose un po' più serie, andate a riprendervi XP e vi risolvete il problema. O, ancora meglio, andate ad installare un GNU Linux che è gratis. Tutto, vi dà tutto, lo vedete, si vede la mia cam senza driver proprietario, si vede meglio di quando uso Windows 10 o Windows 8.1. Non ci sono problemi da risolvere, qua non siete tracciati con il GPS, qua non c'è bisogno di Cortana, non c'è bisogno di niente, qua c'è bisogno solo di digitare una cosa e basta, tutto il resto è niente. Mi fermo qui con il video, fate una profonda riflessione, fate voi. Non voglio dirvi che so la verità assoluta su quello che sto dicendo, insomma, sto facendo una considerazione, poi potete pensarlo in modo diverso, ci può essere un fan di Windows che magari mi dice qualche brutta parola, che so, può succedere, però alla fine, insomma. Fate una breve riflessione, riprendete il vecchio XP se siete dei Windowsiani e rimettete quello, perché se c'è bisogno di svuotare tutto, tanto vale prendere un sistema operativo che non vi cambia le partizioni da solo, che non vi usa il modem per dare la linea al vostro vicino di casa, insomma, andate indietro nel tempo che forse era meglio, si stava meglio. Ciao ciao a tutti.